Il nostro appuntamento del mercoledì sera con il mistero, e la scorsa settimana abbiamo avuto come ospite Tom Bosco, che ci ha parlato un po' di programmi spaziali segreti. Invece l'argomento di oggi è un argomento che interessa un po' tutti, perché bene o male prima o poi tutti nella vita ci chiediamo ma quando muoio, bene o male, che succede? Tiziano, te lo sei mai chiesto? Sì, me lo so. Pronto? Un po' il volume, sento poco Sabrina. Abbiamo un po' questa cosa qui. Adesso la senti un po', prova a parlare un attimo Sabrina. Senti? Pronto, mi sentite? Bassissima. Però è un po' così, cosa dobbiamo fare? Non riusciamo a fare di meglio. C'è il suono un po' disturbato, ma è così stasera, va bene. Come sempre i nostri soliti problemini di collegamento, ma prima o poi, prima della fine della trasmissione, ne risolveremo tutto. Allora, quindi, buonasera Giorgio, buonasera, siamo in diretta, buonasera. Ecco, buonasera. Appunto, quello che volevo proprio dire è che per parlare di cosa ci può essere, cosa ci sarà dopo la morte, come ogni mercoledì, anche questo mercoledì abbiamo con noi un ospite. Il nostro ospite è laureato presso l'Università degli Studi di Milano, è un ricercatore biblico, ha scritto anche diversi libri, tra cui Saint Charbel, il santo guaritore, e che è della casa editrice Fede e Cultura, e lui si chiama Giorgio Capitanio. Ciao Giorgio. Ciao Sabrina. Eccoci qua. Allora, come stavamo dicendo, con te questa sera parleremo di cosa c'è dopo la morte. Quindi, secondo te, Giorgio, quando moriamo, che succede? Ecco, bene, grazie. Anzitutto approfitto per salutare tutti gli ascoltatori. La domanda è particolarmente interessante e ovviamente necessiterebbe una spiegazione molto vasta, ma mi limiterò ad alcuni punti fondamentali. Allora, anzitutto muore o termina o finisce o si esaurisce solo quello che è il nostro corpo materiale, per intenderci il corpo fatto di sangue, di carne che tutti noi abbiamo e che nella definizione moderna viene chiamato bioveicolo. Quindi finisce solo il corpo chiamato bioveicolo, il corpo materiale. Il fisico, diciamo, quello che noi chiamiamo fisico, no? Come? Il fisico, quello che noi chiamiamo fisico. Sì, il bioveicolo, sì, esatto. Abbiamo un po' di problemi di audio, ma va bene, vedo di andare comunque. Allora, dicevo, il corpo, il bioveicolo finisce, ma noi praticamente siamo subito dall'altra parte, appena un secondo dopo la morte, cioè la fine del bioveicolo, identici a ciò che eravamo un secondo prima di morire. Quindi il passaggio si esaurisce la carne, ma si apre una dimensione, uno spazio immenso, che uno dice ma cosa c'è allora dall'altra parte? Ecco, c'è uno spazio immenso che non sta alle regole del nostro spazio-tempo terrestre, dove le persone continuano a vivere la vita secondo i modi e le credenze che avevano già sulla Terra. È uno spazio gigantesco, difficilmente descrivibile con le parole, ma per intendersi può essere stato visto ad esempio nel film Al di là dei sogni di con Robin Williams, o anche nel film del 2011 del regista Clint Eastwood, Hereafter. Ecco, uno spazio in cui l'identità spirituale, l'identità di tutti i ricordi, tutto ciò che noi siamo, si rifà secondo le credenze che noi avevamo. Cioè, questo vuol dire che una persona che crede in una religione incontrerà i suoi della sua religione e si muoverà in queste dimensioni. Ora è difficilmente spiegabile, ma è un primo passaggio, e questo passaggio sta a alcune frasi che sono fondamentali. Allora, direi che bisogna proprio qui allacciare le cinture prima di partire, perché sono delle cose molto
particolari, risalgono a 40 anni di studi che sono stati fatti da me e da altri esploratori. Certo, allora proviamo a fare, sì? A fare così, allora facciamo un paio, sì, di canzoni, sì, e poi ci addrentiamo, sì, sì, proprio, sì, in, le cinture dopo, nel, infatti, nel, sì, discorso. Bene. A fra poco. Allora ti richiamiamo noi tra pochissimo, va bene? Sì, ok, facciamo, sento un po' con la Sabrina, ma comunque vabbè, io stacco allora e mi richiami tu. Ti richiamo io, d'accordo, va bene. Molto gentile, grazie, a presto, ciao. Eccoci qua di nuovo a parlare di cosa c'è dopo la morte con il nostro caro Giorgio Capitanio. Allora Giorgio, dove eravamo rimasti? Ad allacciare le cinture di sicurezza? Sì, sì. Sì, perché le informazioni sono strepitosamente nuove, anche se risalgono a secoli e secoli di studi, ma comunque siamo poco abituati ad ascoltare queste nuove cose. Ah sì, assolutamente, assolutamente. Quindi dici, dove eravamo rimasti? Cosa c'è dopo la morte? Esatto. Allora prendiamo 3-4 punti di partenza. E sì, poi ovviamente vi spiego come sono arrivato a queste considerazioni, perché non sono ovviamente solo frutto della mia ricerca, ma risalgono a delle tradizioni, degli studi sia filosofici e soprattutto ultimamente di fisica quantistica, ma anche di ultime scoperte della scienza, diciamo. Allora, i primi punti per allacciare cinture è che la morte non esiste. La morte non esiste se non come abbandono del nostro corpo fisico, dicevo, che chiamiamo bioveicolo, che, sì, negli anni appunto si consuma, perché si stanca, si consuma. Il secondo punto, direi che è fondamentale, è che noi siamo più del nostro corpo fisico, per cui tutti i ricordi, tutte le emozioni, i sentimenti, gli amori, le vite, gli incontri, tutto ciò che noi abbiamo fatto prima della nostra vita materiale, le emozioni, i momenti positivi, i momenti particolari, vengono tenuti e passano completamente identici dall'altra parte. E questo perché l'eternità è senza fine. Ma dall'altra parte non troviamo, e qui andiamo ad aprire un discorso ampio, il paradiso, l'inferno o altre liturgie, ma troviamo solo ciò che portiamo dentro di noi come informazione di base, cioè le nostre credenze. Quindi un secondo prima di morire e un secondo dopo siamo esattamente identici dall'altra parte. Tutte queste informazioni mi sono state fornite nel tempo, negli anni, durante circa 30 anni di abbondanti di studi, durante i quali ho sempre cercato di vedere l'intervento della mano di Dio nella storia degli uomini. Partendo dal libro di Ziano dei Morti fino al bardo dei tibetani, ai mistici ebraici della Bibbia, all'Apocalisse di San Giovanni, a Swedenborg e a un mistico austriaco sloveno attualmente dell'Ottocento, dal 1800 al 1864, che si chiama Jacob Lorber, fino alle ultime scoperte che sono quelle dell'americano Robert Moore, date 1915-1985, giusto per, e ad uno psichico russo che ho avuto il piacere di incontrare nelle mie ricerche, che si chiama Wolf Messing, sì, che vedeva nel tempo, nello spazio, e vedeva nel futuro, sapeva leggere le cose. Tutte queste cose messe insieme mi hanno portato a fare i primi viaggi dall'altra parte. Quindi, con una semplicità incredibile, ad arrivare al punto di dire, ma tutte le persone dicono, ma da là non è mai tornato nessuno. No, si va e si viene. Certo, ma si ritorna con un corpo come uno zombie, ma si va e si torna. Questa è la cosa più semplice e sconvolgente che nessuno mai ci ha raccontato. Ed è una cosa che si fa, ovviamente ognuno fa il suo mestiere, cioè voglio dire, chi, certo, si occupa di automobili studia le Ferrari e chi si occupa di morte studia la morte. Io mi sono sempre occupato dello spirito e della morte, per cui viaggio dall'altra parte, vado e torno. È una cosa che ho imparato dopo 40 anni di scuola guida. Certo, quindi, ma quando vai dall'altra parte cosa c'è, cosa trovi, cosa vedi? Allora, dall'altra parte ci sono tutte le cose che noi possiamo volere o avere in base a quelle che sono le nostre conoscenze di partenza.
per cui voglio dire, una persona che ipoteticamente vive nel deserto e non ha mai avuto accesso a determinate informazioni, accederà solo a quelle informazioni che più o meno fanno parte del suo mondo. Cioè, voglio dire, dall'altra parte c'è una specie di autostrada, c'è un tubo, c'è una strada di passaggio che è una zona di cui parte va verso una luce, e si possono incontrare i propri cari, si possono incontrare i propri cari morti, si possono incontrare personaggi della storia, si possono incontrare delle situazioni che abbiamo vissuto nel nostro tempo, e soprattutto si possono incontrare a certi livelli delle città piene di informazioni, delle grandi librerie, dei posti dove la gente può andare a chiedere che cosa bisogna fare per guarire, che cosa bisogna fare per imparare certe lezioni. Dall'altra parte ci sono tutte le informazioni che sono presenti sulla Terra da decine e decine di migliaia di anni. Dall'altra parte c'è a disposizione una vita intera di movimento, e si incontrano le persone e le si possono addirittura spostare se qualcuno sta dall'altra parte, che è morto qui, e sta dall'altra parte un po', come si dice, abbuiato, un po' stanco, perché era stanco qua e è andato là con la sua stanchezza, come ad esempio una persona che è morta di morte accidentale, chiaramente non pensava certo di… Ecco, quindi queste persone che transitano così velocemente, repentinamente, si portano di là determinati sistemi di informazione che sono paura, angoscia per i propri cari, queste cose. Si può anche andare di là, prenderli e accompagnarli verso, fargli capire che va tutto bene da questa parte e che stiano tranquille. Questa è una delle cose più pazzesche che ho recuperato in questi anni di studi, questi ultimi periodi. Qui siamo a un punto in cui, quando si ascolta queste cose, occorre veramente riflettere, perché non ce le ha mai spiegate nessuno. Certo, certo. E facciamo un paio di canzoni e poi sì, torniamo ancora qua con te a parlare di cosa c'è dopo la morte. Va bene. Allora, siamo in collegamento ancora con il nostro ospite della serata, con Giorgio. Parliamo dell'aldilà, e quindi a te, Sabrina. Eccoci qua. Allora, Giorgio, stavamo proprio dicendo cosa c'è dopo la morte, no? E ci sono sempre, insomma, capita, sono sempre più le persone che raccontano che una volta che si sono svegliati da un coma, o in alcuni momenti in sala operatoria, no? Durante, magari in quei momenti in cui il cuore per qualche istante si ferma, e raccontano, quando poi si riprendono, di aver avuto delle esperienze pre-morte, e ne sono stati anche scritti dei libri su questo argomento. Tu cosa ci puoi dire a riguardo? Sì, infatti sono partito da queste ricerche, da queste scoperte, cioè dall'intervistare delle persone che raccontavano che avevano visto delle cose particolari in situazioni particolarmente strane emotivamente, in sala operatoria oppure prima o durante gli incidenti. Ho fatto delle interviste, ho lavorato con persone che hanno avuto queste esperienze, che diciamo vengono comunate con l'espressione inglese di NDE, Near Death Experience, cioè esperienze di quasi morte. Sì. E sono delle esperienze che corrispondono agli stati di alterazione degli stati abituali dello spazio-tempo abituale, e ti pongono in una condizione di spazio-tempo vibrazionale diverso da quello che c'è sul pianeta Terra, diciamo. E ho parlato con guaritori, con psichiatri, psicologi anche importanti, americani, inglesi, tedeschi, russi, che sono molto avanzati in queste ricerche. Ho frequentato degli sciamani, ho parlato con esorcisti, ho assistito a delle situazioni particolari. Quando tutte queste cose sono state messe insieme, ho capito che quello che facevano vedere in questi film, o che qualcuno raccontava, era veramente un'esperienza reale, come era reale era il mondo che esisteva dall'altra parte. E quindi quello che voglio ribadire, che ho già detto, che questi viaggi si possono fare e noi possiamo farli, perché noi siamo più del nostro corpo fisico. Quindi quando noi ci muoviamo
in stati di frequenza differenti da quelli dove normalmente siamo, percepiamo delle realtà diverse che attraversano la nostra realtà materiale. Quindi più ci facciamo leggeri, diciamo, più andiamo a visitare dall'altra parte queste situazioni. E per andare di là ci sono delle tecniche che ci inducono in stati di coscienza molto più rilassata, molto più profonda. Sono degli stati di coscienza che americani, israeliani, svizzeri hanno già studiato 30-40 anni fa e che in Italia sono arrivati intorno agli anni 2000, diciamo che normalmente la ricerca in Italia è indietro di 15-20 anni, per cui bisogna sempre rifarsi delle fonti fondamentalmente anglofone, americane, inglesi, della fisica quantistica tedesca e a delle scoperte incredibili dei fisici psichici russi che hanno lavorato con istituti di medicina sperimentali. Allora, ci sono delle tecniche che ci permettono di viaggiare e di portare il nostro corpo quando siamo qui, quindi seduti tranquillamente nella nostra stanza, piano piano raggiungere dei livelli di meditazione, di calma, di relax. Ovviamente dobbiamo aver risolto tutti quelli che sono i problemi di impegni, telefono, queste cose, quindi stando calmi nella nostra stanza, possiamo arrivare a degli abbassamenti del nostro stato di vibrazione ansiosa e ansiogena per avvicinarci a delle frequenze più adeguate per poter passare dall'altra parte. In particolare questi studi sono stati sviluppati, dicevo, dall'americano Robert Moore, che ha fondato anche il Monroe Institute, che è all'avanguardia in Sono come tipo delle tecniche di rilassamento, per intenderci? Sì, sono delle tecniche, diciamo, che spostano lo stato di frequenza sempre più verso una dimensione di percezione di altre dimensioni che sono presenti nello spazio-tempo che noi viviamo. Quindi si varcano delle soglie che sono, si esce da questa materia, è come se si viaggiasse, si uscisse dal corpo fondamentalmente. Per cui la pratica, diciamo, è che uno si siede, si rilassa, usa delle tecniche, diciamo, questo vado molto veloce, incontra come delle aperture sopra di sé, vede delle luci, entra in questi tubi di luce, si lascia trasportare e incontra spesso delle persone che l'hanno preceduto. E alla fine di questi viaggi si trova in una dimensione di relativa conoscenza delle cose che lui porta con sé, per cui uno arriva dove sogna di arrivare fondamentalmente, e ci sono delle dimensioni vastissime, dicevo, ci sono delle pianure, delle città, delle abitazioni, si vede della gente che fa delle cose normali sulla terra, si vedono le altre persone, si incontrano spiriti, si incontrano altre situazioni, ma soprattutto si portano informazioni e si capisce che la morte è semplicemente una paura innescata che è legata al passaggio, e quando il nostro bioveicolo non ci sopporta più perché poverino si è esaurito nel tempo, è invecchiato, certo. Ecco, non esiste, dall'altra parte c'è la vita, c'è una vita infinita che non è come ce l'hanno raccontata tutte le religioni, e qui andiamo in un campo molto paludoso e pericoloso, ma è così, nel senso che quando dicevo prima nessuno mai ce l'ha raccontato, no, ce l'hanno raccontato tante, perché gli americani hanno avuto i computer fin dagli anni 30-40 con i tedeschi e gli russi, quindi hanno immagazzinato migliaia di informazioni di gente che è andata avanti e indietro, e io stesso nelle mie modeste esperienze negli ultimi 3-4 anni ho incontrato e ho visto tante di quelle cose che mai prima avrei osato immaginare, quindi voglio dire,
ci sono delle tecniche, bisogna imparare come certo, una scuola guida, diciamo. Certo. E allora adesso ascoltiamoci ancora un paio di canzoni, sì, sì, e poi torniamo qui con qualche altra domanda. Un momento forte. Esatto. Allora, eccoci pronti e ritorniamo con la nostra diretta, in diretta con Pandorando, Giorgio e Sabrina Stoppa, eccoli qua. Eccoci qua. Allora Giorgio, stavamo parlando appunto di cosa c'è dopo la morte e stavamo parlando delle esperienze premorte e tu mi dicevi, sì, che hai raccolto anche tu diverse testimonianze eccetera eccetera, e volevo chiederti, ma in tutte queste esperienze premorte ci sono dei fattori che sono comuni un po' a tutti? Sì, dunque questa è una delle regole fondamentali che spingo anche a fare delle considerazioni più scientifiche, più analitiche, direi quasi con un rigore matematico. Fondamentalmente le esperienze premorte hanno una costante, diciamo che quelle che accadono ad esempio per morte improvvisa o morte accidentale, nel senso che una persona esce di casa tranquilla, faccio un esempio, per andare al lavoro, tutto è messo a posto, l'appuntamento alla sera con i figli e la moglie a casa, queste cose, improvvisamente viene urtato, ucciso, viene succede una rapina, ecco, quelli che vengono presi, diciamo, un po' in modo, quindi non so, magari feriti, stanno per morire, sono in ospedale, sono operatori, così. La maggior parte di queste persone hanno ovviamente due decorsi, o passano, quindi fisicamente muoiono perché non ce la fanno, oppure raccontano che durante questa sorta di coma, quasi tutti raccontano lo stesso tipo di esperienza, e guarda caso, diciamo, è quello che mi ha fatto mettere insieme un po' tutti i figli, sono le stesse espressioni che ritroviamo in scritture diverse, ritornando alle cose che ho detto prima, nel libro dei morti egiziani, nel libro tibetano del bardo e nei mistici della Bibbia. Quindi queste visioni di tunnel, di luce, di zone in cui si incontrano delle figure nebbiose, a volte si vedono degli volticari, si è sospesi in una dimensione di spazio-tempo che non si riconosce, una sorta di dimensione onirica molto ampia, una sorta di dimensione in cui i sensi sono amplificati al massimo, e tutti i cinque sensi si hanno delle sensazioni particolari, e si incontrano persone, addirittura a volte anche animali o situazioni che danno un messaggio specifico. Una persona ricorda un nome, una ricorda una situazione, qualcuno incontra il padre o la madre che sono morti prima, dei parenti o qualcuno anche dei personaggi storici, e si resta sospesi, e quando si torna è come se si avesse vissuto delle ore, dei minuti, dei giorni anche, ma magari tutto questo è durato 10 minuti durante il trasporto, in caso di un incidente automobilistico, tra la Croce Rossa e l'ospedale, ecco, diciamo. Quindi sono delle casistiche che hanno tutti dei punti in comune e sono legate a questa dimensione di tunnel da percorrere verso una luce, una sorta di buio, poi delle accelerazioni di tempo, delle accelerazioni visive, delle informazioni particolari. E qualcuno dice: io non volevo mollare fino all'ultimo, sapevo che mio figlio mi aspettava a casa, quindi ho incontrato mia nonna, mi ha detto stai tranquillo, vedrai che torni. Ecco, questo è stato, sono alcuni classici. Ho intervistato delle persone e mi dicevano proprio: ho incontrato mio nonno, che qui è affezionato, e mi ha detto stai tranquilla che a casa vedrai che tutto va bene. Quindi ci sono risvegliati, magari anche dopo giorni, e avevo questa impressione di avere queste persone vivissime, che erano appunto morte fisicamente, ma che avevano incontrato dall'altra parte. E la scienza, a proposito di queste esperienze premorte, cosa dice? Ci sono state delle scoperte? A che punto sono le ricerche? Ma diciamo che le ricerche, per quanto riguarda, per dire, come dicevo, nazioni che hanno già da anni intrapreso ricerche in questo campo, quindi mi riferisco fondamentalmente a Inghilterra, Germania, per fare dei nomi, ovviamente Inghilterra, Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti,
la Russia hanno fatto con elettrodi, con scannerizzazioni, con apparecchi particolari che riportano le frequenze, gli stati delle persone, quindi riescono a fare delle scannerizzazioni particolari dei sistemi cerebrali o dei sistemi fisici con dei sensori. Sì. E da tempo hanno raccolto una marea di dati e confermano queste situazioni. Quindi direi che la scienza più evoluta ha già fatto queste esperienze, e diciamo che sono ricerche che sono state consolidate per esempio già da un 30.000, 40.000, 50.000 stati precisi già intorno al 1995. Oh. E arrivano in Italia nel 1998, per fare una storia, e i primi ricercatori tra i quali sottoscritto se ne impossessano per vari motivi, pensando di avere in mano materia prima nel 2005-2007, quindi 20 anni dopo, 10 anni dopo dalle prime. Quindi io sto lavorando su un materiale che è già vecchio, pur essendo all'avanguardia già con queste cose, che quando parlo, come sai, mi dicono: ma ecco, io volevo fare un piccolo paragone, giusto perché ci pensavo prima di far capire, sarebbe come se un primitivo di 50.000 anni fa della pietra trovasse un libretto di istruzioni del montaggio di un armadio dell'IKEA. Certo. Oppure che trovasse un manuale di istruzioni e una fotocopiatrice, quindi non cose astruse, calcoli giganteschi. Siamo a questo punto nella spiegazione. Certo. E quindi lo stato della ricerca è questo, diciamo, tra scienziati o ricercatori si è già abbastanza avanzati, come abbiamo tanti report, tanti libri scritti, tante cose, ma per quanto riguarda la divulgazione alle persone, che potrebbero anche stare un po' più tranquille, voglio dire, uno dice: guarda, non preoccuparti, la morte è questo, poi dall'altra parte vedrai come vai tranquillo. E invece c'è questa ansia, questa paura. La paura è il sistema di dominio preferito dal sistema, ecco, diciamo. Invece volevo anche chiederti, rispetto a queste esperienze di premorte, la posizione della Chiesa, cosa ne pensa la Chiesa, che dice? Dunque, la Chiesa, ho tanti amici, preti, monsignori, 20 persone carissime a cui voglio bene, ma purtroppo non ci siamo, siamo lontani. Che interpretazione dà la Chiesa? La Chiesa dice che queste cose sono precluse, non bisogna andare a queste cose, perché si parla di spiriti, si parla di spiritismo. Diciamo che la Chiesa in questo momento è su una posizione arretrata di, diciamo, possiamo dire 200-300 anni, siamo al 1400-1500 con la ricerca della Chiesa, e fin qui siamo indietro. Io ho lavorato anche con guaritori, con questi santi, di questi miracoli eclatanti, cose incredibili. Un San Charbel che quando muore manda una colonna di luce altissima, che si vedeva a 40 km di distanza, però tutto dorme, tutto tace, viene riportato così tra le righe. E anche quando una persona muore tutti gli dicono: poveretto, così, ma al posto di dire: bene, caspita, inizia una vita poderosa dall'altra parte, la vita e l'eternità è senza fine, no? La Chiesa purtroppo è un sistema che ha messo un sigillo sulle credenze delle persone, per cui tutte le liturgie, attenzione, certo, qualsiasi liturgia, anche la liturgia più apparentemente attraente di tipo tibetano karmico, che è semplicemente un'ulteriore trappola mentale di un sistema di dominanza leggermente più elaborato per la mente cattolica, ma fondamentalmente è un'ulteriore trappola della paura, voglio dire, non esiste il fatto che una persona schiacciando inaccidentalmente una farfalla, poi se è stato cattivo si rincarna in un cagnolino, perché abbiamo ancora queste dimensioni di poca chiarezza, diciamo, purtroppo siamo così, diciamo. Certo. Mosche bianche, diciamo, nella ricerca. Va bene, Giorgio, adesso ascoltiamo ancora un paio di canzoni e poi mi sa che dovremo tornare per i nostri saluti. Eccoci qua, Giorgio, a parlare ancora di cosa c'è dopo la morte. Pronto? Sì. Eccoci. Allora, Giorgio, volevo farti un'ultimissima domandina prima di salutarci, e volevo chiederti, no, ma secondo te prima o poi la scienza e la Chiesa su questa questione della premorte si metteranno mai d'accordo? In un futuro anche lontano?
Ma io penso che se, se ci sono arrivato io umilmente nei miei studi, avendo loro a disposizione migliaia e migliaia di persone che possono dedicarsi a studi e a preparare qualcosa in un futuro lontano, sicuramente ci potrebbe essere una migliore disposizione per accogliere le persone che passano e vanno dall'altra parte. Quindi credo che, anche se la risposta attualmente uno può dire no, così a pelle, no, non ce la faranno mai, io penso che invece se si impostano degli studi per cui le persone che elaborano idee, teorie, sviluppano, hanno tempo di sperimentare, di portare documentazione e le loro ricerche, potrebbero arrivare a un punto in cui questa è una cosa normalissima, per cui i nostri figli, dei figli, dei figli, dei figli, si spiega, guarda, la morte si finisce da una parte e si comincia da un'altra, che bello, wow, caspita, la vita è continua. Non è invece insegnare la paura, se impareremo a non insegnare la paura, io penso che ce la facciamo. Passiamo. Quindi poi invece di fare funerali faremo feste? Caspita, sì, perché dall'altra parte incontriamo tutti i nostri che ci aspettano, sono lì che ci aspettano, e anche altre cose possiamo incontrare, anche se uno ha una passione per il 700 può anche ritornare al 700 a vedere le cose come erano, caspita, può vivere universi multipli paralleli, siamo esseri multidimensionali e siamo più del nostro corpo fisico, questa è la lezione finale, l'uomo è un essere multidimensionale e l'uomo è più del suo corpo fisico, se noi lo diciamo tutte le sere incominciamo a sognare diversamente, fuori dalla paura. Bene Giorgio, io a questo punto, visto che ormai il nostro tempo volge al termine, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi in quest'oretta e per aver parlato con noi di uno dei misteri, insomma un po' più, secondo me, quello che bene o male un po' tutti, no, se lo chiedono prima o poi cosa succede dopo la morte, quindi molto molto attuale. E per chi volesse ancora seguire Giorgio Capitanio, possiamo ricordare che sabato 3 dicembre alle ore 15 a Cremona presso il Centro Culturale Tibetano terrà una conferenza sulla biocomunicazione, come toccando una persona si può sapere tutto di lei. E spiegherai anche le varie tecniche, no Giorgio? Certamente, la tecnica è fondamentale, cioè il manuale di istruzioni della scuola guida, bisogna farlo. Assolutamente. Quindi tutti con le cinture di sicurezza e mi raccomando, esatto, sabato ore 15, Centro Culturale Tibetano di Cremona. E grazie tantissime Giorgio, veramente. Bene, grazie a te e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie. E buona serata a tutti.